Abbiamo espresso voto contrario alla Presidente von der Leyen perché non abbiamo condiviso naturalmente i 5 anni scorsi ed il fatto che non ci sia stata abbastanza discontinuità nel programma annunciato per quanto riguarda i prossimi 5 anni. Noi abbiamo sempre mantenuto e manterremo un approccio estremamente serio, pragmatico e naturalmente anche moderato nei toni, ma nello stesso tempo rimaniamo fermi su alcuni principi, quelli che definiscono intanto i conservatori europei, perché naturalmente io parlo anche a nome dei conservatori europei, e quindi insomma auguriamo alla Presidente von der Leyen buon lavoro, siamo pronti e disponibili a lavorare con la Commissione nella maniera più efficiente possibile, naturalmente cercando di condizionare le politiche che verranno, portandole sempre più verso il nostro punto di vista, allontanandolo dal punto di vista che è stato bocciato peraltro dagli elettori europei. E noi per esempio uno dei punti critici è stata proprio il radicalismo ideologico che ha ammantato il cosiddetto Green Deal. Lì noi pretendiamo, lavoreremo per un approccio sicuramente più lucido, più di buon senso, più equilibrato nella transizione verde.